Buonasera a tutti, siamo qui in diretta da Fiera Cavalli nello stand C3 di Ecopneus e Wisp nel padiglione 4 e ci troviamo con l'ingegner Giovanni Corbetta, direttore generale di Ecopneus e Tiziano Pesce, vicepresidente nazionale Wisp. E ora ci racconteranno come procede la partnership tra Ecopneus e Wisp. Ma diciamo che oggi è l'ennesima dimostrazione di una partnership che sta durando molto bene, anzi è in continuo rafforzamento per proprio il modo con cui stiamo concependo i reciproci sviluppi e le reciproche attività. Attività basate sul creare condizioni perché lo sport possa essere diffuso, creare condizioni perché anche giovani o comunque non professionisti accedano a superfici sportive che in certi casi rimarrebbero altrimenti riservate ai professionisti. Mi viene in mente il campo di oggi, ma anche ad esempio i campi di pallacanestro che fatti in gomma riciclata possono rimanere all'aperto senza bisogno di costruzioni di copertura, pur dando la prestazione che darebbe un parquet di legno che invece ha bisogno del fabbricato intorno. Quindi uno sforzo di creare le condizioni per la facile diffusione dello sport. Il tutto però sempre mantenendo un elevato livello di etica, cioè senza mai concedere scorciatoie, senza mai cercarle, sapendo che le scorciatoie, anche se qualche volta attraggono, sono poi in realtà un terreno minato dove non si riesce a raggiungere i risultati attesi, o meglio, i risultati attesi con le corrette vie sono quelli che rimangono, sono quelli sostenibili, sono quelli che raggiunti non ci fanno fare passi indietro. Quindi un rafforzamento del rapporto tra Ecopneus e Wisp che poggia sia sui contenuti dello sport, ma anche sui contenuti del come comportarsi, diciamo, da soggetti di una comunità civile che invoca per se stessi e per altri la civicità dei comportamenti. Grazie mille, diamo la parola a Tiziano Pesce. L'ingegner Corbetta, come sempre, in maniera sintetica, precisa e puntuale, fa il quadro, ecco, di una partnership anche per noi oltremodo importante, avviata nel 2012. Sono tante le esperienze ormai che abbiamo alle spalle, che raccontiamo anche con i materiali comunicativi. Ovviamente un ringraziamento a Ecopneus, in particolare al direttore generale, all'ingegner Corbetta, perché lo ha detto lui prima, una partnership importante che va avanti su una piena condivisione di valori, valori dell'etica. Wisp ha intrapreso un percorso proprio all'interno dell'ordinamento sportivo, anche molto attento alla promozione di diritti e chiede con forza il rispetto delle regole, la trasparenza anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo. E poi ovviamente abbiamo intrapreso un percorso anche con il nostro ultimo congresso nazionale del 2017. Sulle azioni e sugli obiettivi che le Nazioni Unite si sono dati con l'Agenda 2030. Ovviamente il tema macro, diciamo così, della sostenibilità lo decliniamo veramente in maniera, come dire, profonda con la partnership con Ecopneus. Oggi presenteremo anche con il mondo accademico, perché un'altra peculiarità di questo nostro rapporto è che quello che facciamo poi è basato e suffragato, diciamo, da dati scientifici, da ricerche, da approfondimenti. Oggi avremo al nostro fianco l'Università di Perugia, il professor Marco Pepe della Facoltà di Medicina Veterinaria, che ci dimostrerà, ecco, con dati scientifici, diciamo, la bontà di questo percorso. Ovviamente per noi è un cammino che va avanti. Siamo sul campo in gomma riciclata, svolgersi il secondo trofeo nazionale Ecopneus Wisp. Alle nostre spalle vedete i bambini che sono in attesa delle premiazioni. A fianco a me Claudia Rucca, a cui passo il microfono, presidente della Wisp Veneto. Buon pomeriggio a tutti, sono felicissima di essere qui in questa splendida location, in una delle fiere più importanti non solamente in Italia ma internazionali. È una fiera che vede la partecipazione di tantissime persone e all'interno di questa abbiamo comunque organizzato con Ecopneus una serie di attività sportive che hanno coinvolto circa 400 atleti.
sei circoli provenienti dal Veneto, ma altrettanti da diverse regioni d'Italia. L'atmosfera è splendida, le persone che hanno visto e tutte le esibizioni sono state tantissime e quindi credo senz'altro che possiamo considerarci anche molto contenti, insomma, vero Patrizia? Assolutamente. Vi volevo far vedere i protagonisti di queste quattro giornate, oltre ai nostri atleti WISP, sono i cavalli, il famoso binomio cavalli e cavaliere, con anche i cani mascotte, perché devo dire c'è una grandissima, grandissima sintonia e rispetto degli animali, che questo è una delle caratteristiche WISP. Qui abbiamo la Monta Western, che è il primo anno che partecipa al trofeo. Qui abbiamo degli splendidi rappresentanti del volteggio, voi siete, vero? No, scusami, il freestyle, ecco. E poi ci avviciniamo a quello che tutti si aspettano, che sono i meritatissimi premi. Guardate i ragazzi, sono bellissimi, perché questa disciplina, Claudia, spiegalo bene, del volteggio coinvolge soprattutto i ragazzi. I ragazzi fino al massimo di 20 anni. Oggi abbiamo visto veramente delle evoluzioni incredibili. Veramente sono stati bravissimi e hanno avuto anche molto successo di pubblico. Ricordo appunto, prima Patrizia parlavi dei cani, all'interno del WISP si parla di attività equestri e cinofile, perché sono due animali che quasi si diciamo sono molto legati, ecco. Quindi questo è il tavolo delle premiazioni, adesso tra poco stiamo per iniziare. Credo che partiremo col volteggio, no? Se non ricordo male, con le premiazioni del volteggio. Ok. Ringraziamo ancora tutti i partecipanti. Ecco Pneus, che ha investito tantissimo, e abbiamo tra l'altro, oltre al campo che state vedendo in questo momento, uno splendido stand, tra l'altro anche con novità che riguardano anche la pavimentazione delle palestre, ho sentito oggi, quindi la sperimentazione del riciclo dei pneumatici sta allargando il suo ambito di competenza, quindi... Ciao a tutti. Vi aspettiamo tutti qui l'anno prossimo e buona domenica, a presto. Ringrazio ancora Ecopneus, l'ingegner Corbetta, per la fiducia, per la voglia di dare una mano al nostro sport. Grazie, arrivederci, a presto.